iniziata sulle splendide note di Ennio Morricone interpretate dalla violinista Marna, la cerimonia di conclusione del primo anno dell'Arezzo Ethics Academy ospitata a Cortona da Agrisalotto, una scuola di specializzazione post-diploma o post-laurea triennale voluta dalla Fondazione Monna Lisa Onlus in collaborazione con il Consorzio Arezzo Fashion, un percorso intenso di formazione per i futuri project manager etici e, perché no, per i futuri imprenditori. L'Academy School è un miglioramento della vita di questi giovani, ne sono pienamente certo. Sono convinto per la loro vita professionale che l'Academy School li mette in un binario che è la loro strada, perché sono materie che non si imparano a scuola, che non si imparano all'università, ma servono per l'imprenditore di domani. E questo è il bello, l'imprenditore che valuta il tempo come maggior risorsa che esista. Tanti i partner dell'iniziativa, ad iniziare da UbiBanca. È una bellissima sfida, abbiamo bisogno di nuovi imprenditori con nuove idee, di nuovi manager con nuove idee e soprattutto abbiamo bisogno di modelli diversi rispetto al passato. Piero Iacomoni è un personaggio vulcanico, ha creduto su questo tipo di progetto e noi di UbiBanca lo abbiamo accompagnato sin da subito, proprio perché crediamo effettivamente che anche alla luce di quello che è successo recentemente con il Covid, ma ci sia veramente bisogno di una mentalità nuova e di cogliere quelle poche opportunità che il Covid comunque ci lascia. Le principali aziende del territorio hanno da subito detto sì, tra loro, oltre a Monna Lisa, Sintra Consulting, l'agenzia Calvelli, Aboca, Semar, Espressive Caffè, Giovanni Raspini, Del Siena, Camici e Bidini. Non solo fanno grande la nostra provincia con le loro realtà lavorative, offrendo lavoro e offrendo tra l'altro prodotti di altissima qualità che portano il nome della nostra provincia in tutto il mondo, ma poi pensano ad andare oltre, quindi questo progetto è segno appunto anche dell'altruismo e dell'attenzione al sociale, alle nuove generazioni che viene dimostrato da un'imprenditoria che non avrebbe bisogno sicuramente di dimostrare altro. I ragazzi termineranno il loro percorso con gli stage ed è già tutto pronto per le iscrizioni del secondo anno, per loro un importante riconoscimento. I ragazzi al termine appunto delle 500 ore di didattica e di tirocinio avranno un vero e proprio certificato di qualifica in project manager che è valevole sia a livello di regione toscana che a livello però di tutto il territorio europeo. E ribadiamo anche l'importante collaborazione con Oklahoma University, infatti il giovedì le lezioni si svolgeranno presso la sede di Oklahoma University in piazza San Francesco. Professionalmente mi ha lasciato tanto riguardante le lezioni che abbiamo fatto, molto interessanti, e professionalmente mi ha fatto crescere tanto.